Oggi con voi voglio fare un lavoretto davvero carino. Voglio fare un centro tavola natalizio e praticamente non compriamo niente, ma tutto quello che abbiamo di recupero in casa. Allora, io ho preso una vaschetta per gelati, ok? Poi mi sono raccolta in giardino pigne di tutte le misure. E niente, vado a comporre questa cosa in questa maniera, con la caldo ovviamente. E poi alla fine delle bombolette spray, però vediamo passo per passo cosa riusciamo a fare. Andiamo avanti. Abbiamo preso la nostra vaschetta, abbiamo già preparato la nostra pistola a caldo e tra poco vediamo cosa possiamo fare. Vediamo un pochino il tempo che lei si scalda. Io mi scelgo le pigne, diciamo più o meno della stessa dimensione per creare la base di questo lavoro. Sì, penso di sì. Ora, appena è pronta la pistola, iniziamo a lavorare. Vediamo un poco, queste qui vanno bene. 2, 3, 4. Diciamo ci vorranno almeno una decina di pigne per iniziare il nostro lavoro. Adesso pianino pianino che la colla viene calda, inizieremo e poi aggiungeremo anche le piccole mano a mano che ci serve comporre la cosa. Adesso la vediamo strada facendo. Penso che ancora la colla non sia pronta, o sì, forse un pochino sì. E allora niente, cominciamo a lavorare e così vedete cosa si riesce a fare. Le prime saranno un po' difficoltose perché tenderanno a staccarsi, però diciamo che con un po' di buona volontà ce la faremo a fare questo lavoro. Andiamo avanti, così. Vedete, sì, vado a incollare una per una le pigne che io mi sono. Dice, vabbè, ma io abito in città dove le trovo le pigne. In questo momento è un po' difficoltoso perché altrimenti anche nei parchi cittadini i pini ci sono dappertutto, di conseguenza si riesce facile a trovare le pigne. Comunque, poi vedete voi, io vi do un'idea, poi al limite le fate con il materiale che avete in giro per la vostra casa. E farete le cose con il materiale che voi avete. Diciamo che questo può essere e piacerebbe molto alle mie amiche del riciclo creativo, perché appunto è tutto un riciclo. Andiamo avanti, siamo già a un buon punto. Come vedete è abbastanza facile, abbastanza veloce, l'unico problema è il primo giro che rischiamo certe volte che le pigne non rimangano ben attaccate, però poi vi insegnerò un trucchetto che rimarranno insieme comunque. Andiamo avanti e così una dopo l'altra faremo il nostro bel centro tavola natalizio con l'augurio che quest'anno ce lo possiamo godere un pochino tutti. Eccoci qui, step per step, cerchiamo di velocizzare il più possibile in modo che il tutorial non duri un'eternità. Andiamo avanti. Ancora. Adesso cosa facciamo? Visto che tendono, il primo giro tende a svirgolarsi un po', vedo bene di chiuderla. Ecco, qui ho una cordicella e non faccio altro che andare a praticamente chiudermi questo lavoro. Faccio in questa maniera qui in modo che siano insieme e così non corro il rischio che il mio lavoro si smonta strada facendo. Quindi abbiamo detto che facciamo questo lavoro di chiusura. Questa non è sufficiente, quindi la levo. Non ho preso misure, quindi tutto a occhio oggi, eh? Andiamo avanti a occhio. Ecco, così facendo praticamente riusciamo a tenere insieme
tutte le pigne, nonostante anche la colla a caldo, così almeno non rischiamo che il nostro centrotavola si capovolga e finisca miseramente. Ok, che poi anche questa verrà molto carina. Allora, vediamo un pochino, faccio vedere. Ecco. E ora andiamo su a mettere le più piccole che io ho già raccolto. E adesso, una dopo l'altra, andremo a inserire le piccoline. Vedete, ho lasciato anche volutamente i legnetti, così almeno sono più carine anche da vedersi. Ecco, fatemi sedere così mi vedete, che dite che mi volete vedere, ed eccomi. Io sono sempre indaffarata, infaccendata in mille cose, mi piace molto creare, l'avete ben capito anche da voi, quindi pianino pianino vi faccio vedere cosa dalla mattina alla sera mi vado inventando di me. Sono molto fiera, soprattutto nel disegno, vedo che le allieve che mi stanno seguendo stanno diventando più brave di me. Benissimo, questo che mi interessa. Il resto non è importante. Vuol dire che sto lavorando bene. Io è anni che faccio questi lavoretti, a Natale soprattutto le ho regalate alle mie amiche, qualcheduna ce l'ha da anni. Quindi è una cosina molto carina. Poi la pigna in casa profuma, quindi fa due cose insieme. L'odore di resina, l'odore di pino in casa è qualcosa di meraviglioso. Appunto, stiamo andando bene, sto riempendo i vuoti. Non so se riuscite a vedermi, poi zoomate, qualche cosa in più vedrete. Ecco, sto cercando di velocizzare il più possibile perché vi voglio far vedere veramente cosa si può fare in pochissimi minuti. Eccoci. Ecco qui. Eccoci qui pronti. Praticamente diciamo che quasi quasi ci può ispirare, cioè, ci piace anche così, vero? Mettiamocene una qui dentro piccolina, in modo che chiude questo buco. Eccole, che chiude i buchini che abbiamo qui. Piano piano siamo riusciti a farci il nostro bel centro tavola. Ed ecco, eccoci qui. Ora a questo punto ci può bastare, vedete? Ci può bastare questo fiocchettino qui che avevamo lasciato volutamente così, andiamo a creargli un fiocco. Così poi verrà carinissimo quando daremo l'ultimo tocco. Qui abbiamo un'anima di fico d'India, guarda che meraviglia che è. Ora gliela inseriamo. Ok. Così. Eccoci qui. Perfetto. Così. E adesso andiamo a creare una specie di manichino. Questi sono legnetti che io ho recuperato al mare, ma voi qualunque cosa potete mettere, vedete? Perfetto, così. Adesso cosa andiamo a fare? L'ultimo proprio step. Praticamente vediamo se riesco. Io questa qui l'ho recuperata dai fioristi, sapete quando vi arrivano i fiori in casa? Va bene, dai, vediamo un po' se riesco a crearmi un qualcosa. Ecco, forse con le mani sono riuscita perché la forbice è sparita.
Allora niente, vado a fare un bel fiocco. Oh, se no vediamo un po', faccio così, va? Facciamo così. Visto che è un pochino stretta, facciamo così un nodo. Così. E praticamente vado a fare questo lavoro. Ecco, avete visto? Ecco, questa è la nostra composizione, però ancora non è finito. Ora viene la magia che vi ho detto prima. Andiamo a fare di oro tutto. Anche dentro, quindi il vostro contenitore di plastica diventerà dorato. Poi casomai l'ho lasciato asciugare, gli ho dato un'altra mano, però diciamo che questo è l'effetto. C'è un centro tavola natalizio veramente molto 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 carino. Un'altra mano dopo, però la lasciamo per prima asciugare, ok? Qui appunto ci potete mettere delle candele, qualunque cosa vogliate voi. È davvero un lavoro molto carino. Via la mascherina, vi saluto, ciao ciao e grazie ancora, ciao.